Buongiorno a tutti, quest'oggi parliamo dei missili AIM-7 Sparrow, missili a ricerca radar che vedete qui nella parte centrale della fusoliera del nostro F-4 Phantom ai lati di questa tanica di carburante. Eccoci qui a bordo in pausa attiva per l'impiego degli AIM-7 Sparrow a ricerca radar. L'aeroplano deve essere configurato come segue. Partiamo innanzitutto andando a dare un'occhiata ai tasti necessari. Dunque, come al solito, abbiamo questo gesture context per quando vogliamo che gesture con il suo radar acquisisca il nemico. Ovviamente c'è l'alternativa per farlo noi stessi, di cui parleremo tra poco. Quindi, gesture context, che ricordiamo ha tre modalità: pressione breve, pressione lunga, doppia pressione. Più tardi vi dirò che cosa ognuna di queste fa nell'impiego dello Sparrow. Ovviamente sempre utile avere gesture UI action. UI sta per user interface, quindi interfaccia utente. Gesture è sempre il nostro WSO, quello che sta dietro di noi, insomma chiamatelo navigatore se volete, e serve per aprire il menu di interazione con gesture, che però non utilizzeremo nell'impiego stretto del missile. Può essere utile se vogliamo cambiare le modalità del radar, o meglio dire a gesture di cambiare le modalità del radar. Poi abbiamo il pinky switch, il famosissimo pinky switch. Ok, vedete qui sotto gun missile pinky switch, radar è l'unica che ci serve, però andate a impostare anche heat e già che ci siete anche gun. Allora, la cosa ovviamente che ci interessa di più è questo radar per poter selezionare i missili a guida radar AIM 7 Sparrow, ma ci servirà anche la funzione heat e più tardi vi dirò perché. Quindi ok, pinky switch, tre funzioni: radar, heat e gun, dove oggi utilizzeremo solo radar e heat, radar in modo primario chiaramente. Poi abbiamo questo pulsante cage button, importante, ok, per dare il via ad una certa modalità di ricerca del nostro radar. Poi abbiamo questo pulsante che è Nose Gear Steering Auto Acquisition Button. A noi interessa la funzione Auto Acquisition Button di questo pulsante per dare via ad una certa modalità di tracciamento degli obiettivi. E poi ultimo, questo Air Refuel Release Button, anche di questo dopo vi parlerò, chiaramente per rilasciare il missile il nostro famosissimo trigger switch. Ok, non credo vi servano altri pulsanti, altre funzioni. Se dovesse invece venire fuori che vi serve qualcos'altro, più tardi torneremo qui. Allora, eccoci di nuovo in cockpit, quindi vogliamo prepararci a far fuoco con i nostri AIM-7 Sparrow. Ovviamente andiamo nel pannello di armamento, come al solito. L'unica cosa che dobbiamo fare è sincerarci che questo interruttore, che è quello che dà energia attiva i nostri missili, CV sta per Continuous Wave, questo switch abilita il sistema di ricerca dei missili, che si chiama un sensore Clistorn, ok? Va bene, una volta che avete messo questo on, dopo un tempo che va dai 2 ai 4 minuti, avremo qui 4 luci che indicheranno radar, vuol dire che i nostri missili sono pronti. Quest'altro interruttore importante durante l'impiego dei missili deve stare su in. Che cosa vuol dire? Ci sono tutta una serie di parametri che devono essere veri per poter utilizzare in modo efficace il missile, in modo che colpisca l'obiettivo. Tutta una serie di parametri monitorati dal sistema dell'aeroplano. Ecco qua, i nostri missili sono ora pronti all'utilizzo. Se io ho questo interruttore su interlock in, se questi parametri sono fuori da questi parametri, il missile non parte, anche se io schiaccio il mio trigger switch, il mio grilletto. Se invece voglio far fuoco lo stesso, vado su out e allora tutto ciò non verrà più tenuto conto e potrà fare fuoco lo stesso, anche se sono ad una distanza eccessiva, anche se l'aspect ratio, quindi l'angolo tra l'asse del mio aeroplano e la posizione del nemico, è troppo ampio, farà comunque fuoco. Una cosa importante, già che ci siamo, è questa.
Centerline tank, che potete vedere anche qui. Exterior, center exterior fuel. Questo vuol dire che c'è una tanica sotto di noi, infatti l'abbiamo vista prima. Se c'è questa tanica, i due missili posteriori esterni possono essere lanciati, ma i due missili anteriori più interni no, per via della tanica. Quindi devo gettare via la tanica prima di poter utilizzare tutti e quattro i missili. Heat vuol dire che sto montando dei missili sidewinder, ok? Ma non ci importa più di tanto. Una volta messo il master arm, ok, io sono pronto a far fuoco, posto che in questo pannello io selezioni radar, ok? Radar, e lo faccio con il pinky switch di cui abbiamo parlato prima. Il pinky switch, radar, heat, gun. Quindi se vado su Heat ho abilitato di fatto i missili Sidewinder a ricerca di calore e sentiremo questo rumore, che vuol dire che il sensore sta cercando una fonte di calore. Ma a noi quello che interessa è radar, ok? Però c'è una particolarità: il nostro radar, quando cerca gli obiettivi, non lo fa sempre esattamente di fronte. Se sto facendo gun, per esempio, lo fa a sinistra. Se sto facendo hit, lo fa in centro. E se invece ho selezionato il radar, lo fa leggermente a destra. Quindi, quando io voglio fare un'acquisizione autonoma senza usare gesture, devo cominciare con hit. Quando poi ho inquadrato e loccato il bersaglio nemico, allora devo passare su radar. Okay? Ma di questo ne parliamo ancora dopo. Io adesso rimango su radar perché invece l'ingaggio non lo voglio fare io, ma lo voglio far fare a Jester. Quindi Jester dietro di me sta osservando il cielo con il suo radar con una scansione a 50 miglia. Lo vedete qui e lo vedete qui, 50 miglia. Ok? Vediamo se c'è qualcos'altro da dire sulla switchologia. Ok, come si fa a buttare via la tanica centrale? Basta portare questo selettore tutto in basso, schiacciare Push to Jettison e la tanica se ne va. Credo che per poterlo fare il master debba essere su Arm, non credo che si debba selezionare il centrale. Vediamo un po', quindi Master Arm, andiamo giù. E la tanica è ancora lì, se faccio il centrale. E invece è andata, ecco, la tanica è andata. Sì, quindi, ok, ho risposto alla domanda. Bisogna anche selezionare il pilone centrale. Ok, master arm, pilone centrale, portiamo il selettore tutto giù. Ecco qua, abbiamo qui un bersaglio nemico. Ok, quindi possiamo anche togliere la pausa attiva. Quando si toglie la pausa attiva, il trim è sempre un po'. Ecco qua, lui sta già marcando un obiettivo che è esattamente di fronte a noi. Andiamo a inserire l'autopilota. Ok, ne abbiamo diversi. Parliamo di Gesture Context Button. Ok, allora se io premo Context Button una volta sola, breve, cosa succede? Ve lo faccio vedere andando di nuovo in pausa attiva e andando a zoomare sul radar. Quindi Context Button. Vedete che sono diversi, gli obiettivi sono 2, 4, 6 e se io ogni volta che premo Context Button lui va a concentrarsi su un obiettivo diverso. Ora di tutto ciò, di tutti questi, diciamo che io voglio loccare questo ragazzo qua, questo qua. Allora premo e tengo premuto il Context Button. E lui andrà a loccare l'obiettivo. E lo ha fatto. Ok, abbiamo loccato l'obiettivo. Vedete che il nostro reticolo è cambiato ed è cambiato anche il nostro radar. Abbiamo due linee, un cerchiolino. E a questo punto tutti gli altri obiettivi sono spariti. È rimasto solo quello che noi stiamo loccando. Quindi andiamo ad avvicinarci ancora di più. E parliamo di questa simbologia. Quindi abbiamo queste due linee che sono il range strokes. Range strokes, questa è la distanza massima di lancio del nostro missile. Quindi, lanciando prima che il target arrivi a questa linea, vuol dire che il missile non andrà a colpire l'obiettivo. E invece, questa linea, la più bassa,
questo range strokes più basso, sta a significare che anche qualora l'obiettivo dovesse fare una manovra evasiva aggressiva, il missile molto probabilmente lo colpirà lo stesso. Una volta lanciato il missile, la linea in basso andrà verso l'obiettivo, perché diventerà, avrà un significato diverso, sarà come se fosse il missile, è una stima del tempo necessario al missile per colpire l'obiettivo. Ok, qui in alto, adesso vado in pausa, qui in alto abbiamo un numero che in base a una selezione fatta da Jester, con un suo interruttore, può volere dire diverse cose: o la velocità di avvicinamento, la differenza tra la sua e la nostra velocità, o la quota dell'obiettivo, o la direzione dell'obiettivo rispetto alla nostra, oppure la sua prua assoluta. La direzione dell'obiettivo rispetto alla nostra vuol dire che se noi andiamo tutta a sinistra e lui tutta a destra, abbiamo 180 gradi di apertura di noi rispetto a lui. Ok, quindi quel valore dipende da cosa Jester ha selezionato. Questo cerchiolino invece è l'ASE, Allowable Steering Error. Quando il contatto andrà all'interno della prima delle due linee, andiamo a vedere, ecco, al prima delle due linee, questo cerchiolino diventerà sempre più grande. E che cos'è questo Allowable Steering Error? È praticamente il margine di manovra che noi abbiamo col nostro aeroplano entro il quale il missile può essere lanciato. Questo pallino è dove si suggerisce, dove il sistema suggerisce a noi di puntare l'aeroplano per dare un giusto anticipo di tiro, per andare a anticipare il movimento dell'aeroplano nemico, per lanciare il missile nella direzione ottimale e più opportuna. Quindi noi dobbiamo lanciare quando questo pallino è all'interno del cerchio che vi ricordo diventerà molto più grande man mano che l'obiettivo si avvicina. Dobbiamo lanciare il missile quando il marcatore del target è all'interno di queste due lineette, che dopo diventeranno molto più ampie. Andiamo ad accelerare in modo da raggiungere il nostro obiettivo e vedere come cambia. Ok, allora non serve più salire tanto. Vediamo se riesco a fermare la salita addirittura. Ok. Va bene, voglio farvi vedere come si aprono queste lineette, come si apre il nostro ASE. Dobbiamo però avvicinarci parecchio all'obiettivo, lo stiamo facendo progressivamente. Nel frattempo è sempre bene controllare di avere impostato radar, master arm e le luci sul blu o verdi sulle nostre quattro missili. Ora siamo pronti a far fuoco. CW è on, interlock è in, siamo assolutamente pronti a far fuoco. Quando il sistema andrà a verificare che tutti i parametri sono stati soddisfatti, avremo diverse luci. Una è questa, un'altra è questa e questa, e poi ce n'è un'altra ancora, la vedremo quando si accenderanno. E, insomma, sarà abbastanza evidente. Ecco qua, ecco, vedete che cominciano ad aprirsi le nostre due linee, una che dice non lanciare prima di questa, e se si lancia oltre questa sicuramente l'obiettivo verrà colpito. Tra un po' la ASE comincerà ad aprirsi, questo cerchiolino. Ecco che si è aperto. A questo punto avremo le indicazioni shoot. Dovremmo averle tra poco. Ah no, non me lo dà perché non sono all'interno di quel... Il pallino non è all'interno del cerchio. Ecco qua le indicazioni, shoot. Quindi vedete, luce verde, shoot, shoot e luce verde, ok? E poi c'è deve essere una luce verde anche qua, ma il sole non ce la fa vedere. Quindi una, due, tre luci verde, shoot e shoot. Ok, il puntino è all'interno della allowable steering line. Ok, quindi se io faccio, rilascio la pausa e faccio fuoco,
Fox 1. Splash. Molto importante puntare il muso dell'aeroplano fino ad impatto avvenuto, perché la guida del missile è fornita dall'impianto di bordo, dal radar di bordo dell'aeroplano. Quindi questo non è un missile fire and forget, è un missile che va guidato fino all'impatto. Ok, questo è l'impiego. Ok, un'altra cosa che voglio dirvi prima di fare quell'affermazione: se faccio doppio clic del Jester context button, dico a Jester di tornare allo scanning base, quindi di lasciar perdere quell'obiettivo che ormai sta abbattuto. Adesso, quindi questo era l'impiego utilizzando Jester. Jester già a 20 miglia, prima che noi possiamo vedere il nostro obiettivo, con il suo radar può già locare un obiettivo. Ma se noi invece vogliamo lanciare lo sparo per conto nostro verso un obiettivo che vediamo con i nostri occhi, possiamo farlo con il cage button che vi dicevo prima. Quindi premendo cage button, il radar va in una modalità che si chiama bore sight, quindi il radar si blocca dritto davanti a noi. Noi dobbiamo quindi acquisire visivamente un obiettivo. Vediamo di cercare nel questo cielo nostra quota, 15.000 piedi, dovremo riuscire, eccoli qua davanti a noi. Poi usiamo l'AAR switch, ecco AAR switch, e cerchiamo di bloccare uno di questi individui. Ce lo abbiamo, faccio fuoco, Fox 1, ok, avrei dovuto avvicinarmi un po' di più. Andiamo sull'altro socio, aspettiamo questa volta la dicitura shoot prima di far fuoco, quindi di nuovo cage, switch, interruttore cage. Cage vuol dire gabbia, vuol dire ingabbiare, in questo caso quindi significa portare esattamente in bore sight davanti a noi il sensore. Mettiamo il reticolo esattamente sull'obiettivo, aspettiamo quindi un'indicazione shoot. Adesso ho premuto il tasto AAR, vediamo se me lo dà. Indicazione shoot. Forse devo anticiparlo. Secondo me sono troppo vicino. Se voglio annullare la procedura, questa è un'altra cosa che posso dirvi, va ciclato questo selettore attraverso la funzione B. Questa è la funzione B, torno indietro e a questo punto ho azzerato il sistema. Andiamo a cercare un altro obiettivo. Eccolo lì di fronte a noi. Andiamo a cercare di loccarlo.
Ah, ecco, adesso ricordo che devo... Eccolo qua. Quello che vi dicevo prima, il radar non stava guardando di fronte, ecco qua. Quindi l'errore che ho fatto, e siamo andati avanti per qualche minuto con questo errore, è proprio quello che vi avevo accennato. Quando l'acquisizione la faccio io autonomamente, splash, perfetto, devo fare la mia ricerca avendo la funzione hit. Così il radar guarda di fronte, esattamente di fronte a me. Una volta acquisito il bersaglio, solo dopo passo sul radar. Ok, allora usciamo, usiamo l'ultimo missile, rifacciamolo di nuovo, quindi B, torno indietro, sono su hit, e questo è importante, essere su hit. Cerchiamo un altro bersaglio. Quindi il radar adesso sta guardando esattamente... Vediamo un po', 1 o'clock mi dice. Francamente non vedo nessuno. Proviamo a tornare indietro. Ce ne serve ancora solo uno, quindi ripeto, quando l'ingaggio lo volete fare voi, prima premete cage button, così andate in boresight con il radar davanti a voi. Se scegliete a prescindere i missili hit. Ok, 8 o'clock. Eccolo qua. Ce l'abbiamo. Una volta acquisito, visto l'obiettivo, portate il vostro reticolo sull'obiettivo. Andate a fare... Dobbiamo prima agganciarlo e poi passare ai missili Sparrow. Cerchiamo di agganciarlo. Strano che non me l'aggancia. Siamo veramente vicini. Eppure per me è agganciato, proviamo a far fuoco, anche se non mi sta dando... Vediamo. Sembra che stia tracciando. Splash. Ok, non mi chiedete perché non mi è arrivato la dicitura shoot. E non mi ha dato la simbologia dell'ingaggio, però seguendo la procedura che è quella di... Ok, usciamo dalla modalità. Ok, prima cosa cage button, poi è AAR button, e a questo punto li fa la ricerca, e se vediamo che il simbolino è loccato, direi che possiamo fare fuoco. Chiaramente se abbiamo la simbologia shoot e anche nel reticolo è molto meglio. Ne ho ancora di missili? No, non ne ho più, però direi che vi ho trattenuto abbastanza. Questo è quanto per l'impiego di IM-7 Sparrow a ricerca radar, utilizzati usando Jester e il suo radar, che direi che è di medio-corto raggio. Ecco, abbiamo finito il carburante. E poi anche utilizzando invece un sistema di ingaggio autonomo e vediamo se c'è qualcos'altro da dire prima che mi eietti.
Sì, la tannica centrale ve l'ho detto. Bene, penso veramente di avervi detto tutto. Se ci sono delle domande potete metterle nei commenti. Se vi è piaciuto questo video, mettete un like e iscrivetevi al canale se vi piace questo genere di contenuti. Ora, ragazzi, io mi eietto perché abbiamo finito il carburante. Arrivederci, alla prossima. Ciao a tutti. Povero Jester.